Bella a tutti raga, qui è BenzoDivino87 e ci siamo tornati su Aoni. Allora raga, finalmente sono riuscito a fare questa parte speciale. E quindi, questa volta essendo sulla versione giusta del gioco, parte extra, fine video. Ok, stavo vedendo delle robe assurde sul muro, non fateci caso. Sono qui per mostrarvi tutti i codici del gioco e finché ho tempo cercherò di farvelo vedere. Quindi, nuovo gioco, nome del protagonista. Allora, iniziamo e chiamiamo il nostro personaggio Block Man. E quindi ora, dato che voglio far vedere il video una volta infinita, staccherò direttamente la parte interessata. Che cosa fa fare questo codice? Praticamente cambia i mostri che dovrebbero comparire durante il gioco. E come c'è dell'editing, adesso vedete come mai. E un like per la gatta che si è mossa in questo momento. Quindi, magia dell'editing, ci vediamo fra pochissimi secondi. Perfetto, raga, allora ci sono quasi. Allora, sono appena scappato dal primo mostro. Cosa dobbiamo fare adesso noi per trovare il mostro che è diverso? Dobbiamo andare qui, muovere il letto e andare in questa stanza qua. Non mi ricordo se adesso, devo farlo adesso. Ok, non lo facevo adesso. Ok, andiamo semplicemente a prendere il fazzoletto da Hiroshi. Del nostro caro Hiroshi? No. Oddio, chi di rosa? Takeshi, scusatemi. Perdonate il fail, ragazzi. Del nostro caro Takeshi. Qui c'è roba che non ci serve perché tanto devo far vedere il codice. Sapone. Sapone sul fazzoletto, sì. Quanti ricordi. Cristo santissimo! Cazzo, non lo faceva Omara! Cristo santissimo! Ma pensavo lo facesse al pianoforte! Ok! Il primo codice è andato, raga, ci vediamo al secondo! Perfetto, ragazzi, secondo codice! Per il secondo codice cosa dobbiamo scrivere? Dobbiamo scrivere JMU, che non so per cosa stia, dobbiamo scrivere JMU. Che cosa fa questo codice? Questo codice aggiunge, tra virgolette, personaggi al gioco. Vedrete tra pochi secondi di cosa sto parlando. Vedete allora, chiama sempre i classici personaggi: Takuro, Takeshi, Mika, che stavo per chiamarla Misa, e Hiroshi. Sì, allora, sì, sono queste cose. Sto uccidendo la barra dello spazio. Ok, basta. Non sono per niente divertente. Perfetto, JMU ragazzi. Ci troviamo questo tizio uscito da Final Fantasy con un'armatura che dorme su un divano. Che si chiama John. E dorme. E dorme. Mentre se noi ci tocchiamo qui dice: tutte queste traslazioni. Sono stanco, voglio andare a casa, mamma. Mi chiedo se ci sia qualcosa di buono su YouTube. Voglio diventare un cantante. Mi chiedo se ce la potrò fare. Tranquillo, John, ci riuscirai. Voglio muovermi a Osaka. Il giapponese è difficile. Aoni è spaventoso. E questo tizio ci parla all'infinito. Ora, volendo questo tizio, possiamo farlo diventare un mostro. Ovvero, quando il mostro ci insegue, possiamo far diventare questo tizio un mostro. Taglio direttamente la parte in cui questa cosa servirà. Perfetto, raga, ci dovremmo essere ora. Che poi, secondo me, JMU sono le iniziali di tre sviluppatori, secondo me. Perché prima ragionando, secondo me ci troviamo anche una M e una U, secondo me. Ok. Adesso vi farò vedere John che può diventare un mostro. Se noi entriamo qui,
facciamo entrare la Odi da questo tizio che dorme. Quando noi usciremo, la Odi sarà scomparso. Mentre se invece siamo così coglioni da rientrare, John è diventato una Odi! Yay! E ora scappiamo. E quindi si è scomparso. Ora io mi chiedo, c'è soltanto John nel gioco oppure c'è anche altra gente? Mi chiedo. Vabbè, questo io non ho voglia di vederlo per conto mio, perché ci provai già una volta, però mi sta palloso dovermi rifare il gioco. Quindi lascio a voi il codice, se voleste potete andare a vedere voi se c'è altra gente, perché effettivamente non lo so nemmeno io. Quindi ci vediamo per il prossimo codice, ragazzi. Perfetto raga, terzo codice. Ora noi dobbiamo andare con, lo feci già vedere nel play normale, scriviamo God Mod, ovvero modalità Dio. Che cosa fa questa modalità di gioco? Ci rende immortali dai mostri. Quindi se vogliamo giocare facendo fuck the system, adesso possiamo farlo, se il gioco mi consente andare avanti. Sto premendo tre tasti insieme. Allora, andiamo qua. Prendiamo la scheggia di piatto. Sì, ho trovato l'oggetto scheggia di piatto. Non me ne può fregare di meno. Finché sta pure nel culo, Hiroshi. No, sbagliato scala. Vado qui. Me ne strafoto di testa che esci. Prendo la chiave. Ho visto un'ombra muoversi. No, nel gioco, nella stanza mia. E ovviamente ora possiamo vedere che il nostro amatissimo Aoni non ci può seccare. Il nostro caro amatissimo Aoni possiamo mangiarlo noi. Allora, signore, cosa fa oggi? Bella giornata? Ti chiamerò Plastida oggi. Tanto guardate che bel culo che ha la Oni. Allora, cosa vuoi fare? Va a prendere il bastone, Flappy, va a prendere il bastone. Perfetto, ora noi possiamo andare ad uccidere gli altri con il nostro Oni, se solo non scomparisse. Quarto codice di oggi è timer. Allora, quindi apprestiamoci a scrivere T me, dov'è la R? Timer. Cosa ci concede di fare questo codice? Questo codice ci consente di vedere per quanto tempo ancora la Oni ci può seguire. Ovvero, ovviamente quando la Oni ci inseguirà, in un angolino dello schermo comparirà, sto andando a memoria, comparirà un piccolo timer che parte da, mi sembra, da 10 secondi, e più stiamo dentro una stanza più tempo passerà perché la Oni scompaia, e ogni volta che entriamo in una stanza nuova si aggiunge un secondo al timer. Quindi se noi siamo a 7 secondi, la Oni ci sta inseguendo ed entriamo in una stanza, e 7 secondi diventano 8 e via via ricominciano a calare fino a che non diventa 0 e la Oni non smette di seguirci. E poi tra l'altro raga, io non ho visto video, sto andando tutta a memoria. Io mi sono appuntato i codici e sto andando a memoria di almeno 2 anni e mezzo fa, sto andando guardate la roba. Usate la chiave della biblioteca. Allora, adesso potete vedere di cosa stavo parlando. Guardate nell'angolino dello schermo, in alto. Vedete questo timer? Io uscirò dalla stanza e aggiungerò un secondo. Cazzo. E vedete perché il divano ci fa vincere? Perché quando raggiungiamo il divano,
il timer resta sempre qui, quindi avete visto che cosa sia il timer? Quando il timer raggiunge l'1 o lo 0, Lodi smette di seguirci appena entriamo dall'altra stanza. Quindi possiamo vederci agli ultimi due codici. Penultimo codice di oggi è Hiroshi. Non Hiroshi, proprio Hiroshi. No, sbagliato. H, devo vedere come si scrive. Hiroshi. E con questo cosa fa? Non c'è nemmeno bisogno di aspettare la Oni, perché lo si vede subito che cosa fa questo effetto. Semplicemente guardate le miniature dei personaggi. Sono disegnati in modo molto più anime. Non è una cosa carinissima? Mica pixelatissima. E Takeshi rimane l'unico idiota del gruppo, ovvio. Che dato i due punti esclamativi sono anche grammaticalmente scorretti i due punti esclamativi. Ho messo o 1 o 3, perché sennò non vado bene. Tanto ho detto 3, ho fatto un 5. E dato, guardate che fighi della Madonna che siamo noi, che sembriamo tipo Schwarzenegger in versione giapponese. Quindi, questo è ciò che voglio far vedere. Quindi, ultimo codice di oggi, a pochi secondi. Ultimo codice di oggi è la modalità South Park. Io avevo già fatto un video sulla modalità South Park. Vi metterò un mini link qui sotto, proprio sotto la webcam. Vi metto un quadratino con quella parte lì, se volete andare a vederla. Quindi, dov'è la U? South Park. E con questo possiamo cercare di modalità South Park. Io, volendo mostrare tutto, cercherò di fare una cosa totalmente in speedrun. Cercherò di fare voi la vita, poi città, bla bla bla. E cambia pure i dialoghi, tra l'altro. È molto più carina all'interno. Oh mio Dio, già è sbagliato. Sono io che fa davvero freddo. Ehi ragazzi, ragazzi. Premette la voce non sarà per niente così. Si vede, no, non conosco South Park. Amico, che problema hai, Takeshi? Sei davvero da fighetta, amico. Ah, andiamo ragazzi, io mi sono da casa. Ma che cazzo, non si apre. Cosa? Ah già, è vero, e qui si scappava subito. Best urlo ever. Oh mio Dio, hanno mandato vita! Brutti bastardi! E ora già scappiamo! Sfruttiamo il potere del divano! Il divano ci salverà sempre, ragazzi, lo sappiamo! Vedete che sono già salvo dal divano? Quindi allora, salva, fai 2! E doveva andare, se la memoria non mi inganna, il che è probabile, nella biblioteca che era già aperta. Andiamo qui, troviamo la chiave. Ho trovato l'oggetto chiave dell'attico, in tutta faccina, smiley sorridente. Quindi. Chiave della soffitta, qualcosa? Ok. Allora, salviamo perché qui c'è un altro inseguimento. Usando la chiave dell'attico, bene. Come hanno fatto loro ad arrivarci? Non abbiamo la minima idea. Sai bene? Credo di sì. Ehi, Hiroshi, ma che cazzo sta succedendo? Se c'è qualcosa che lo sa, dovresti essere tu. Non ho idea, amico, sei una stronzata colossale. E che cazzo è quella cosa blu? Andiamo ragazzi, siamo morti, amico. Calamare ci rimanerà i nostri culi. E a me piace il mio culo. Calmati Takeshi, troveremo una via di fuga, vero? Beh, per te sicuramente no. Oh mio Dio, hanno mandato da culo. Pronti bastardi. Corri. Ah, al culo. Non me lo ricordavo quando arrivato da giù. Ok, devo girare attorno al corpo di... Orgasmo! Non ci crederò mai che ci sono riuscito, mazzo! Alla prima, poi! Quindi, chiave dell'ingresso, bene. E adesso salva, perché dovevo scappare di nuovo. Takeshi! Ehi, dacci il taglio, amico, non metti una cazzo di finestra dialogo sopra di me! Oh mio Dio, ha mandato Takeshi! Aspetta! Sono io, amico, Takeshi! Takeshi?
Sembra che voglia parlare con l'ultimo sopravvissuto. Ha delle domande. Chi siete voi altri? Perché siete qui? Chi vi ha mandati qui? Ah, ok, questo è Takeshi che parla con la coscienza della Oni, ok. Non vi ho fatto niente, ora sono tutto solo, scappiamo. Mi ignorate? Allora immagino sia un addio. Corri! Corri, Forrest! Corri, Forrest! Dai, dai, Forrest, vuoi farcela? Se no, ti chiamerai Forrest, fottiti. Ti piacerebbe fuggire, perché ora io mi mangerò il tuo cervello. Usate la chiave dell'ingresso. Ah, cazzo, no, mi posso fermare! No, 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 no! Cacciatore, cacciatore di South Park, aiutami. È la Oni, sta venendo a prenderci. E il trash massimo. Ehi, ragazzo, stai bene? Sono salvo. Se c'è una cosa che ho imparato da tutto questo, è che quando entri in una villa abbandonata fuori città, che tutti dicono che abiti un mostro, non può succedere nulla di buono. La mia vita è completa. Perfetto. Raga, il let's play di Oni è ufficialmente concluso. Perlomeno per quanto riguarda questa versione. Ok, devo smettere con le risate malvagie. Quindi, direi che potete lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, raga! Bella a tutti ragazzi, qui è Evento Divino 87, oggi siamo tornati sullo speciale di Aoni. Allora, finalmente ho trovato tempo per riuscire a registrare questo speciale e dovrei farvi vedere tutti i codici che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto, dato che non c'è tempo da perdere, io direi che possiamo iniziare subito. Allora, new game. Oddio santo, ho preso la versione 5.2, sono un idiota. Ok ragazzi, con la magia dei lenti che ci vediamo alla parte giusta.